Pietro. La Juve è stato il mio compagno di camera, è stato quello che mi ha un po' guidato, anche perché il primo anno non è stato così facile per me, perché 12 domeniche non facevo gol. Lui in camera riusciva a darmi quella serenità, quella tranquillità, e che poi si è rivelata vincente. È un campione anche fuori dal campo, un simbolo soprattutto per quegli operai del sud che venivano al nord in cerca di riscatto. Lui insomma ha coronato il suo sogno, che ha giocato nella squadra del suo cuore. Era un simbolo per tutti, un simbolo e un grande amico. Io ho avuto il piacere e l'onore di poterci giocare insieme, anche di frequentarlo quando eravamo un po' più giovani, e quindi mi dispiace tantissimo quello che è successo. La sua permanenza a Torino in un momento storico di immigrazione che sicuramente ha coinciso anche con la valorizzazione. Lui rappresentava un po' l'emblema di questo sud e soprattutto era un po' l'idolo dei tifosi proprio che erano venuti a Torino per lavorare nella Fiat. Il valore della memoria è un valore molto forte. Devo dire che il ringraziamento a Pietro per le emozioni che ci ha dato come tifoso di calcio nell'ambito delle sue prestazioni con la nazionale. Ricordiamo tutti i campionati per il 68 e quando ha vestito delle maglie sicuramente di società molto gloriose. Sempre dritto, vai dritto di là. Ci può lasciare il suo ricordo di Pietro, per favore? Il ricordo è, ci mancherà sicuramente. Senta, come sei rimasto che ieri soltanto due campi gli hanno detto? Sono molto arrabbiato. È una cosa vergognosa, perché uno come lui, con quello che ha fatto, ha vinto anche con la nazionale, l'europeo, doveva essere proprio a livello totale, tutti dovevano fare un'ora, un minuto di silenzio e più col lutto. Però in Italia, sai, a volte non si rispetta anche le persone che fanno cose importanti. Devono rimediare Lega e Federazione in qualche modo? Devono rimediare, sarà la loro coscienza che deciderà cosa fare. Io non posso dare consigli a nessuno. Però insomma questa cosa qui è molto, ci ha lasciato un po' di amaro, ecco, perché se un giocatore come lui non viene riconosciuto, insomma, è una cosa gravissima.